Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di MotoGP 20 per una stagione che volge quasi al suo finale. Siamo infatti in Australia, Phillip Island. Di conseguenza con questa mancano 3 gare se non ci sbagliamo, perché dopo l'Australia, che è una, ci sarà Sepang e poi il finale a Valencia, almeno così dovrebbe essere. La classifica, dopo aver vissuto un paio di gare un pochettino pericolose con gli assalti di Morbidelli, che infatti l'abbiamo già detto si è staccato di brutto ulteriormente nell'ultima gara, anche se non è successo nulla di che, invece noi siamo a soli 4 punti da Mir, con Rins che in 3 gare ancora si può giocare qualche carta, però diciamo che secondo me il mondiale o ce lo portiamo a casa noi o se lo porta a casa Mir, e vi devo dire che tutta questa certezza non ce l'ho perché oggi abbiamo una difficoltà inaspettata. Dico inaspettata perché Phillip Island mi piace come pista e da che ricordi ci abbiamo sempre girato bene. Ora non mi ricordo le altre stagioni proprio su questo MotoGP 20, però qua con la KTM, signori, siamo andati veramente a culo, veramente a culo in Q2, perché come vedete in FP1, nonostante i miei sforzi, non sono riuscito a fare meglio di 25,9 per una 12esima casella. Sono riuscito a tirar giù ben mezzo secondo in FP3, ma comunque ci è valsa la nona, perché hanno accelerato anche loro, accelerano tutti in genere in FP3. Pensavo, vi dico la verità, di partire dalla Q1, ma per fortuna adesso vi faccio vedere. Andiamo in Q2 e siamo proprio non proprio decimo, forse nono in totale nei combinati. Eccoli qua: Mir, Morbidelli, Rins, Valentino Rossi, Quartararo, Vignales, Miller, Zarco, e solo dopo si vede Nurossi davanti ad Alex Marquez. Salgono l'altra KTM di Paul Espargaró, quindi comunque alla fine ne mettiamo due in Q2, e Nakagami. Però ragazzi, io non credo che partiremo molto avanti qui, quindi dobbiamo puntare tutto sulla gara. E vi dirò, vi faccio vedere anche un'altra cosa velocemente, perché vabbè che velocemente non abbiamo gomme, è proprio quello che vi voglio far vedere. Guardate quante gomme per cercare di aggrapparci a questa Q2 in extremis. Anteriore abbiamo usato 4 soft e basta, perché serviva. Sul posteriore 4 soft e anche una media con una soft già usurata. È stato veramente un massacro di gomme. Di conseguenza non è che... cioè qua ci converrebbe quasi aspettare un pochettino. Anzi, sapete che faccio? Mi faccio un giro con 2 soft buone ma già usurate, e un secondo, sperando che sia quello buono, con quelle nuove. Poi per la gara partiremo con 2 medie. Però casino assoluto, ragazzi. Molto molto difficile. 3 giri, giro secco per un Nurossi che ha già capito che questo oggi sarà una... anzi sì, quest'oggi, domani in gara vedremo, tra virgolette domani, per lui domani, per noi tra poco. Niente da fare ragazzi, avevo fatto 26,1 con la gomma già usata e che ci poteva stare. Con questo set nuovo, l'unico che c'era rimasto, si poteva far meglio, ma ho buttato via tutto dopo il cavatappino praticamente. Però ho fatto 26,1 lo stesso, ma ero comunque 6 decimi, quasi 7 sopra la pole di Rins, 25,010. Di conseguenza sarei comunque stato ultimo, cioè non ultimo ma 12esimo, solamente più vicino ad Alex Marquez. Quindi
quindi vabbè, amen, saremo comunque partiti da qui. Tanta fatica nel giro secco, tanta veloce lì, a questo punto mi viene da dire, qui a Phillip Island dobbiamo puntare sulla gara. Io non credo che siamo da dodicesima posizione, ragazzi, sinceramente. È probabile che la gara ci possa riservare qualche buona sorpresina, quindi attrezziamoci con una doppia media. Evidentemente sui giri secchi abbiamo un problemino anche di tempi in qualifica, però insomma cerchiamo di rifarci un po' in gara, vedremo adesso se sarà possibile. Saluto a Nurossi, fiducioso. Meno male, mi viene da dire, che siamo riusciti a rubare un posto in Q2 tra le due FP, perché altrimenti potevamo partire veramente dietro, e lì siamo tanto più veloci di un sacco di gente che c'è davanti. Però il traffico, il casino, le sportellate, sapete come va a finire, quei microdanni che qua ti fanno distruggere la moto. C'è per la verità una piccola buona notizia, ovvero che Mir, ragazzi, come avete visto, non è in prima fila, è quarto, quindi potrebbe avere un pochettino di traffico anche lui. Se proprio ci vogliamo aggrappare a qualcosa, Rins ha fatto la polla, 15 punti da recuperare sul compagno. Noi ne abbiamo 4, sarebbe importantissimo non perderne, e non perderne troppi, soprattutto da Mir. Vediamolo Nurossi subito in partenza, scavalca anche Polo Spargaro, cerca di infilarsi in questo traffico pericoloso. In effetti lo spunto della KTM è formidabile, attenzione ai rischi qua. Contattino, per fortuna innocuo, con Valentino Rossi che dal punto di vista di Rossi gli sta un pochettino davanti in questo momento chiave, in cui a vista Rossi vede anche Mir. Attenzione qua, Miller invece deve cedere, perché qua la linea è sottile per infilarsi. Allora vanno Rossi dall'esterno di Valentino Rossi per poi infilarlo, stare stretto bene al cordolo, eccezionale, grande accelerazione anche qua, e si ritrova a ridosso di Morbidelli, quarto Rossi in questo momento. Grande partenza, grande prima fase, grande primo giro almeno fin qui. Si aggancia alle due Suzuki Mir dalla seconda fila, e comunque è riuscito a far fuori due piloti Rossi. Vabbè, esagerato però. Dove voleva passare Nurossi su Morbidelli? Voleva fare un'azione proprio di superiorità, di superpotere eroica, ma per fortuna non è andata a finire male lì sull'erbetta. Gran rischio. Io direi che il primo giro può solo che sorridere, dimostra che Nurossi alla fine il mezzo ce l'ha. Non occorre prendersi quei rischi. Attenzione qua, ultimo curvone difficile, la KTM fa molta fatica a mantenere una linea senza allargarla, infatti il risultato è che Morbidelli si prende qualche metro inseguendo le Suzuki, che hanno fatto subito 1-2. Dicevamo, Rins comodo, è rimasto lì in testa, Mir invece bravo a superare subito un paio di piloti nel traffico. Primo curvone pericoloso iniziale, ma adesso si trova lì a distanza di sicurezza da Nurossi. Questo non va bene, ragazzi, non va bene. Si allontanano un pochettino, ma Nurossi qua, mamma mia, staccata Super Motard al tornantino della Honda, e poi si vola verso la Siberia, non con un volo internazionale, ma è perché uscendo da quel tornantino si arriva a questa curva 6, c'è anche scritto che si chiama Siberia. E Nurossi qua recupera. Importante far fuori quanto prima Morbidelli, sempre se si può far fuori Morbidelli, perché in realtà Francuzzo sta andando molto molto bene, Rossi non deve commettere errori. Attenzione al cavatappino qua, pericolosissimo anche lì. Yamaha e Suzuki un pochettino più agili della KTM, abbiamo visto probabilmente queste difficoltà hanno portato alla qualifica completamente senza senso da parte di Rossi. Poteva anche non disputarla. In gara però viene fuori sempre quel qualcosa in più. Intanto qua dietro si affaccia Valentino Rossi, che tiene la coda di Nurossi, che però deve stare attento a non far allontanare troppo Morbidelli e Mir, più che altro perché prima di Mir c'è da passare Morbidelli. Per il resto potrebbe anche andare Morbidelli, anzi sarebbe fantastico se li passasse tutti e due, ma la cosa non sembra dover avvenire. Attenzione qua, ancora curvone quasi pieno, ma giusto perché è troppo pericoloso farlo pieno. Poi Nurossi tira la staccatona della vita, e qua si recupera sempre tantissimo. Staccatona Nurossi, altro che tornantino Honda, bisogna rinominarla. E alla fine
in questo settore Nuro si riesce attaccato a Morbidelli. C'è molta difficoltà nell'ultimo e anche un po' nel primo, però il centrale direi che è tutto sommato friendly per la KTM di Nuro si e per la sua guida. È un po' lunghino qua però, ma va bene, mollare un po' quando si sente la moto tremicchiare, perché lì è pericolosissimo, giù dallo scavino, se si perde l'aderenza dai una picchiata, una musata per terra clamorosa. Siamo a metà gara adesso, più o meno, e qua che Nuro si fa un po' di fatica, perde sempre da Morbidelli qualche cosuccia. Vediamo il distacco, prima era intorno ai 7, sì, siamo sempre lì, 7 decimi. Con Valentino Rossi, che non è lontano, attenzione. Potrebbero ricucire, potrebbero fare il quintetto, ma dipenderà anche da Nuro Rossi, perché si deve riagganciare lì. Attenzione adesso, settore buono. Vedete che nel primo curvone e nel ritorno di sinistra Morbidelli guadagna un decimino a Nuro Rossi. Ma qua suppongo che con la stacca... l'abbiamo forzata. Largo Nuro Rossi, attenzione, vediamo se la riprende. Riesce a spigolare, sbuca nella visuale Valentino Rossi. Riesce comunque Nuro Rossi a riprendere il gas in mano. Spigolatura estrema, diciamo, ma alla fine più o meno non si è perso molto. Infatti qua è 6 decimi, in realtà prima erano 4, eravamo proprio molto più vicini. Attenzione alla spalla sinistra del gommone posteriore, che si consuma tantissimo, ci sono un sacco di richiami. L'ultima curva è bestiale, ma anche questa salita prima dello scavino non scherza su quel lato della gomma. Bravo Nuro Rossi qua, cucito, poi come piglia il gas in mano, gli 800.000 cavalli della moto lo sparano un pochettino all'esterno, ma lui la tiene. E qua il problema più grosso, eppure non sembra che Nuro Rossi faccia male, anche perché allargare di più vuol dire andare a finire fuori su sto cordolo pericoloso dando più gas, e questo il limite sembra della KTM a livello di traiettoria. Sempre 7 decimi comunque sul traguardo. Bello pulito stavolta il curvone. Mancano quasi 3 giri. Attenzione Nuro Rossi, va largo, probabilmente per provare a recuperare in uscita, visto che si ritrova una moto che spinge come una dannazione. Bisogna anche provare a far così. Occhio qua, qua sicuramente non c'è problema. Nuro Rossi la butta dall'altra parte, arriva verso sinistra, poi subito con una tallonata sul copricarter di destra, sul volano lì, butta la moto di traverso, super motard, e riesce a riguadagnare tantissimo in quella staccata. Soltanto 3 decimi adesso, attenzione, rischi. In questa zona c'è sempre il rischio erba, ma d'altronde bisogna starci in qualche modo. Attenzione Morbidelli, più vicino Morbidelli, sembra che stia perdendo un pochettino, non so, forse la moto da sotto i piedi, da sotto le chiappe. Le Suzuki più vicine, lui, beh oddio, dipende dai, no, forse è una sensazione, magari un elastichino, un timorino, noi ci siamo scrollati però Valentino da dosso, quello va bene, per non rischiare quando tutto va male di perdere ulteriori punti, e per quando tutto va male intendo dire che Nuro Rossi non riesce a superare effettivamente Morbidelli, anche se stavolta è più vicino. Mancano 2 giri adesso ufficialmente, Quartararo da dietro, gira velocissimo lui, 26-1 in gara, tanta roba. Vediamoli. Morbidelli lo vedo un po' sballonzolare. Stavolta meno fatica per Nuro Rossi a restargli lì, ma credo dipenda da Morbidelli, perché le due Suzuki lì addirittura rischiano di attaccarsi, mentre Nuro Rossi fa il suo. Staccatona qui, vediamolo. È vicino adesso, vedete che Morbidelli è lentissimo. Attenzione, lo fa passare. Non ha accelerazione Morbidelli. Potrebbe essergli finito il posteriore, a giudicare da quell'uscita di curva imbarazzante e a giudicare anche dal nostro di posteriore. Attenzione, rischiano un incrocio di linee molto pericoloso. Così va già meglio, così va già meglio, perché perdiamo 4 punti da Mir in questo momento. Ma attenzione, perché manca ancora un giro. Se lo stesso calo di Morbidelli dovesse mai verificarsi anche a una delle due Suzuki, la storia cambierebbe. In particolare Mir sarebbe opportuno, Rins non troppo. Guardate la spalla della nostra gomma posteriore sinistra, è imbarazzante. Probabilmente Morbidelli, anche lui, per rimanere lì a contatto con le Suzuki, deve aver dato tantissimo
e infatti si è già staccato da Nuno Rossi quando inizia l'ultimo giro. E le due Suzuki però non sembrano avere grossissimi problemi. Vediamo, Nuno Rossi proverà a dare tutto, tranne le carene all'asfalto, però mi raccomando, quelle non gliele diamo. Diventa pericoloso se no. Si volta Mir, forse avverte anche lui qualche vibrazione. Oltre a quella di Nuno Rossi che gli fa tremare la terra subito dietro, ma magari anche dalla sua stessa moto. Attenzione qua, staccatona, non deve sbagliare Nuno Rossi, deve essere preciso, perfetto. Più o meno, l'ha fatta un po' più safe stavolta per non rischiare il disarcionamento. È vicino anche Mir, ma qua è solo la staccata però. Bisognava essere più vicini per provare ad entrare, perché qua in verità purtroppo le Suzuki hanno sempre avuto la meglio in questo ultimo settore. Non tanto qui, ma da dopo lo scavettino la vedo veramente dura. O è talmente patetico il crollo di Mir da lasciarlo a piedi adesso in maniera clamorosa, ma non sembra, vanno via così. Brutta botta per Morbidelli, che invece si è staccato di brutto. Eh no, finita ragazzi, è finita, è impossibile passare qua, soprattutto perché hanno fatto 7 giri su 7, l'ultimo settore è meglio loro di noi. Direi che è inutile proprio che ci avviamo. Mamma mia, è sparito dietro Morbidelli, ma è finita la gomma a sinistra, la posteriore, clamoroso. Nuno Rossi alla fine festeggia, mi pare, perché comunque c'è stata un 26-0 alla fine. Anche Rins 0-96, Mir 26-1. Questi sono i giri più veloci. Quartararo l'aveva fatto a una certa, ma abbia girato più veloce quindi dopo con la gomma finita. Incredibile. Il fatto che abbia vinto Rins e non Mir ci dà una piccola mano, ma la dà anche a se stesso Rins, perché era a meno 15, si ritrova a meno 10. Guardate, praticamente mancavano 3 gare, aveva 15 punti, adesso ne mancano 2 e gliene mancano 10 a lui. Quindi il suo l'ha fatto, diciamo, no? Un terzo ne ha cavati via sia di gare ma anche di punti. Incredibile comunque questo mondiale, perché avremo 3 piloti quasi sicuramente alla fine a più di 300 punti. Noi manteniamo meno 8, ne abbiamo persi 4. Ecco perché è meglio che non abbia vinto mai Mir su Rins, perché altrimenti ne avremmo persi 9 oggi e non 4. Saremmo tornati a una distanza di 13 punti. Invece meno 8 si può ancora fare in 2 gare super combattuta, e Rins rientra a tutti gli effetti perché è soltanto a 2 punti da noi. Meno male ragazzi, ma non parlerei neanche di rimonta, se vi devo dire la verità, perché abbiamo fatto una partenza bruciante e poi da lì giusto quei 2-3 sorpassi ben assestati con Morbidelli che alla fine è crollato e anche lì ci ha dato una mano. Non ci aspettavamo forse oggi di vedere questo festeggiamento a podio con Nuno Rossi che si inserisce subito alle spalle delle mossa psicotattica di Nuno Rossi, che fa una qualifica in merda ma poi è sempre lì e addirittura gira più forte, mi sembra, proprio di Mir e si mantiene lì. Ragazzi, ultime 2 gare di fuoco, Sepang difficile, Valencia pure. Attenzione perché non è detto ancora nulla, eh. Noi ci salutiamo per adesso, un grandissimo abbraccio come sempre. Godiamocelo sto podio che è stato bello sudato. Quindi vi aspetto nei commenti e anche su Instagram. Guardate sempre la descrizione, come al solito. Noi ci vediamo domani qua. Ciao! Entusiasmante, questi 3 ragazzi si sono meritati gli applausi di tutte le persone che sono arrivate sul palco.